dispiace dirvi una cosa, siamo ad Ostia. Siamo ad Ostia. Microfono. Mi dispiace, dopo aver letto questo libro, siamo ad Ostia, ci sono i fasciani, e ci sono i criassi, e c'è la tribù degli Spada. Io di mafia non me la sento di parlare stasera. Scusate, voglio parlarvi di amicizia. Amicizia. Di amicizia, perché di mafia proprio non mi viene. Qua a Ostia ho dei tremori, quindi vi voglio parlare di amicizia. Non vi voglio raccontare la mia storia, Voglio raccontarvi. Vengo dal centro della Sicilia, zona Arsa. Quando ero poco più che bambino c'era sul corso della città dove abitavo, a Caissetta, un signore vestito molto male, a panza, le fratelle, era tutto sporco, e tutti si avvicinavano, onorevoli della regione siciliana, carabinieri, procuratori, magistrati, alti magistrati, costruttori, sindaci, deputati nazionali, e lo seguivano. Poi io vedevo tutte queste persone che si baciavano, qualcuno si baciava anche in bocca, ma senza lingua. Uomini, Allora mi arrovellavo, dico, ma che fanno questi? Non lo capivo. Dopo un po' di anni mi hanno spiegato che quel signore vestito così male era capo mafia di tutte le mafie del mondo, Giuseppe Genco Russo. Io bambino stavo sempre davanti al Bar Romano. Perché gli parlo di amicizie? Perché ad un certo punto diventai un po' più grandicello, c'erano dei giornalisti famosi, uno era Andrea Montanelli e l'altro Valli, che lo andarono a intervistare e lui diceva no, cioè non parliamo di mafia, la mafia era quasi estinta all'inizio del secolo 1900, e poi il fascismo gli ha dato il colpo finale, l'ha uccisa. Non parliamo di mafia, parliamo di amicizia. Tra parentesi, era il capo della mafia di Caltanissetta sicuramente, ma dentro la Cosa Nostra lo chiamavano Cinalolo Brigida, perché dava interviste ai giornali, ai rotocalchi. Invece il vero capo della Cosa Nostra allora era sconosciuto, un tale Fazio di Trapani. Passa qualche anno, il grandicello, vado a Palermo, 79, uccidono il giornalista a gennaio, Mario Francesco. A marzo uccidono il segretario della Democrazia Cristiana, Pierrei. A luglio il capo della squadra mobile, Boris Giuliani. Prima non si parlava, c'era tutto un silenzio, tutte le cose erano a posto, no? Poi invece cominciavano a parlare. A settembre il consigliere istruttore Cesare Ferranova, gennaio 80 il presidente Pier Santi Mattarella, la regione, il fratello del capo dello Stato, a maggio un capitano dei carabinieri, Emanuele Basile, ad agosto il procuratore capo della Repubblica dell'80, nell'82 poi, 30 aprile Pio La Torre, 3 settembre dalla Chiesa, poi ci furono altri omicidi eccellenti, ma mi fermo qua, perché? Perché apro la televisione, verso il 5, il 6 settembre del 1982, a pochi giorni dell'approvazione della legge antimafia che abbiamo, 9 settembre 82, e vedo in un circolo di Palermo, di Mondello, un bellissimo circolo, il più elegante, il più aristocratico, un avvocato, il più famoso avvocato di Palermo, Seminara, privato Seminara, che dice la mafia, dopo tutti quei morti, nel frattempo hanno ucciso un migliaio di persone a Palermo, mafiosi, no? E dice no, la mafia non esiste, letteratura. 82, 35 anni fa, stamattina ho letto il giornale, mi è scappato un piccolo sorriso, perché ho visto che gli avvocati incarminati, ecco perché ho fatto il giro largo, non dicono letteratura, perché sono passati 35 anni, dice è tutta una fiction. Il tempo non passa mai. Il tempo non passa mai. Ho fatto il giro largo. Lirio è un amico, lo conosco, spesso in questi anni gli ho chiesto Carminati, Mafia Capitale, perché è il più informato
su queste cose, e mi sono sempre ripromesso di fare un discorso serio su Carminati. Non ci sono mai riuscito perché abbiamo impegni, parliamo, non glielo chiedo più perché l'ho capito leggendo il libro Amicizia, Protezione. Allora, distinguiamo bene i profili penali, giudiziari delle vicende dalla sostanza. Siamo tre siciliani, noi un mafioso lo riconosciamo, indipendentemente da quello che dice la polizia, i carabinieri, la questura, la Corte d'Appello e la Suprema Corte di Cassazione. Quindi io sono convinto che lo condanneranno per mafia, ma a prescindere mi sono fatto un'idea precisa. È un personaggio di amicizia e di protezione e di relazione, perché altrimenti un personaggio così non sarebbe rimasto libero tutti questi anni. È proprio il tipico, come dire, prototipo di mafioso siciliano. I mafiosi hanno goduto di un'impunità per tanto tempo, come è spiegato nel libro, poi sono spiegate tante altre cose. Volevo partire dalla fiction, dal ritardo culturale che c'è in questa città e non solo in questa città. Pensate, in Toscana c'è solo un condannato per 416 bis per morte. Uno, ed è cinese, è un cinese. Quindi uno può essere mafioso se è cinese, se è del male, se è naturalmente calabrese, siciliano, pugliese, campano, se è ivoriano, se è giapponese, se è di Sumatra, se è boliviano, venezuelano o colombiano, ma se è di Roma, no, perché a Roma la mafia non c'è. Perché la mafia è incarnata nei costumi e si eredita col sangue. Quindi uno che è nato a Milano, come Carminati, ed è cresciuto a Roma, non può essere mafioso. Fatta questa lunga premessa, aiutato da un buonissimo succo con aggiunta di Campari, ho inquadrato il problema della mafia di cui vogliamo tanto parlare, no? Il libro è bello perché è molto documentato. La ricostruzione di questa lista del furto del capo è bella perché innanzitutto perché non la conoscevo e poi è documentata con tutti gli atti, quindi sono tutti gli atti che si incastrano con i personaggi, ma poi sono i dettagli importanti. Sempre mi ha colpito il gemello ritrovato nel furgone del gemello, sono riusciti a ricostruire tutta la vicenda. E poi è anche documentato perché riemergono dalle nebbie fantasmi che io ho conosciuto di persona e nei processi. Uno di questi fantasmi è Vitalone. Con Vitalone, i fratelli Vitalone, Andreotti, il processo Pecorelli, il processo Andreotti, la Cosa Nostra, i baci, gli abbracci, gli incontri. L'altro personaggio invece è estremamente interessante. Vitalone, uno dei fratelli Vitalone, aveva la cassetta che Carminati se l'è portata via, no? L'altro personaggio inquietante, secondo me, nessuno usa questa parola, ma io l'ho conosciuto, ed era uno dei personaggi più avversi al giudice Falcone, al Pugno, il super alto commissario Sica. Ha aperto 3.000 indagini, non ne ha chiusa una non ne ha chiusa una. È stato nominato alto commissario antimafia subito dopo la nomina di un vecchio arnese del Ministero dell'Interno, si può dire, De Francesco, che è quello che ha sostituito Dalla Chiesa, che era ucciso. Dalla Chiesa, pensate, è stato ucciso il 3 settembre, aveva cacciato due funzionari in odore di mafia, uno fratello cugino del Borbone, la capomafia di Marinera, l'altro non mi ricordo come si chiama, quello andò a pigliare le lenzuola. E il primo atto che ha fatto l'alto commissario De Francesco, vecchio arnese del Ministero degli Interni, li ha riassunti. È il primo atto che ha fatto. L'ha sostituito Sica in Domenico Sica, magistrato, lo chiamavano Nembo Sica, e hanno rubato anche a lui una di quelle cassette. Nel libro di Lirio si racconta bene anche l'interrogatorio a cui è stato sottoposto
Sica e faceva il giocherellone. Dice, ah, non ci tenevo niente, tenevo dei semi di zucca, di un paese straniero, strano, gli piacevano a mia figlia. Poi ammette che aveva forse dei soldi, dei fondi riservati, forse qualche documento segreto. Se di fatto che sono piccoli dettagli che io però collego al periodo siciliano dei cadaveri eccellenti e di Falcone sempre più isolato, e uno dei personaggi che isolava di più Falcone era questo alto commissario che aveva al suo servizio spioni al di sotto di ogni sospetto, funzionari dello Stato, servizi segreti al di sotto di ogni sospetto, magistrati che non mi piacevano, e tutta una corte dei miracoli che poi è la stessa, sempre corte dei miracoli che troviamo intorno al signor Massimo Carminati, detto Ercecato.